Buonasera a tutti, la nostra autorità è interessata al web da un doppio punto di vista, come fruitori ovviamente e come autorità che ha responsabilità in tema di promozione della cultura della sicurezza e della tutela della riservatezza e della privacy online, quindi svolgiamo una funzione di vigilanza ma soprattutto educativa. Devo dire che dal punto di vista della fruizione del web l'attuale vertice e anche il mio dirigente, il dirigente della comunicazione, il dottor Baldomeo, stanno dando un forte impulso sul rinnovamento della nostra presenza online, innanzitutto a partire da ottobre con la nascita di un sito che è un motore di ricerca semantico. Ci vantiamo di essere un po' avanti nel campo in questo settore, nel campo della pubblica amministrazione, perché abbiamo realizzato un sito che appunto utilizzando le funzionalità del motore di ricerca semantico permette, lo vedete anche in questa pagina, di avere un motore di ricerca più veloce, più efficiente, ma anche un sistema di referenze, cioè per ogni documento vengono suggeriti dei documenti simili, analoghi, che trattano la stessa tematica e quindi l'utente è facilitato nella navigazione del sito. Stiamo sperimentando anche una vocazione social, abbiamo inserito in ogni pagina, come vedete qui in questa slide nel cerchietto rosso, delle funzionalità che permettono di condividere in maniera facilitata su 4 social network per il momento, Google+, Facebook, Twitter e LinkedIn, i contenuti del sito. Quindi ogni utente che voglia condividere con la sua comunità online i contenuti del nostro sito può semplicemente cliccare su una di queste icone e in automatico avviene la condivisione. Stiamo anche sperimentando un hashtag Twitter che è garanteprivacy.it. Quindi potete seguirci, potete monitorare la nostra presenza online seguendoci con questo hashtag. Abbiamo aperto da circa un mese un canale YouTube su cui stiamo pubblicando dei video che stiamo autoproducendo a costo zero. E anche di questo ci vantiamo un pochino perché praticamente spendendo nulla, utilizzando le nostre risorse interne, che in media sono molto elevate, non parlo di me stesso ovviamente, stiamo portando avanti dei discorsi abbastanza interessanti dal punto di vista della comunicazione. Tra poco, alla fine del mio intervento, che sarà veramente breve, vi faccio vedere il video che abbiamo diffuso online proprio sul tema dei social network, per promuovere una cultura responsabile della presenza online. Questa campagna si chiama Connetti la testa e appunto comprende il video di cui vi stavo dicendo adesso e che vedremo fra poco, un questionario e un vademecum con consigli utili per stare sicuri e responsabilmente nel mondo dei social network. È dedicato ovviamente soprattutto a un pubblico di giovani, giovanissimi, ma non abbiamo escluso anche l'interesse dei più grandi, in particolar modo degli educatori e dei genitori, che cerchiamo di responsabilizzare con dei consigli su come controllare i figli quando sono online. Il vademecum lo vedete qui, abbiamo scelto una grafica ovviamente abbastanza accattivante, anche questo è fatto in modo quasi totalmente autoprodotto e con costi bassi, sfruttando soprattutto le nostre risorse interne. Qualche appunto sul questionario. Innanzitutto lo spirito della nostra campagna non è assolutamente quella di demonizzare i social network, noi li riteniamo utili, divertenti, necessari anche per molti punti di vista. Il fattore responsabilità individuale è quello primario. Se un social network produce involontariamente del male, pensiamo ai bambini o ai ragazzi che sono stati anche recentemente vittima di bullismo online, non è colpa del social network, è colpa del fatto che non si usa con sufficiente responsabilità e intelligenza il social network e che se il giovane è troppo giovane qualcuno forse dovrebbe anche essere responsabilizzato a vigilare maggiormente. Quindi non è lo strumento che va demonizzato, va responsabilizzato il singolo che utilizza lo strumento. Questo ovviamente con delle attività di informazioni che stiamo curando anche noi, come stanno facendo anche altre autorità. Qualche dato che viene dal questionario che è online da circa un mese, che ovviamente ha un valore statistico legato al fatto che è compilato random, chi si collega al sito lo compila, però insomma abbiamo già più di mille contatti e mille compilazioni e qualche dato interessante. Vediamo qui a una domanda, prima di iscriverti a un social network o ad altri servizi su internet, hai mai letto le condizioni d'uso, le regole privacy? Solo un utente su due lo fa, almeno di quelli che compilano il nostro questionario. Questo è molto importante, perché se non sappiamo... Sono tanti. Sono tanti. Rispetto ai miei amici,
scusate sì, l'interruzione. Il dato ci conforta da un lato, perché significa che c'è una certa disensibilità, dall'altra parte ci fa anche allarmare sul fatto che occorrerebbe informare di più sulla necessità di non passare quella pagina come facciamo un po' tutti, solo con le avvertenze o l'informativa privacy, così, ma di leggerla con maggiore attenzione. Sempre, primo punto, responsabilità individuale. Non possiamo lamentarci se non tuteliamo noi, in primo luogo, i nostri interessi. Un altro dato interessante è quello sulla seconda pagina, l'ultima domanda. Sai chi sono i ladri di identità? Sono parole che girano molto nella coscienza collettiva, ma non c'è sufficiente informazione. E questo è un allarme molto diffuso nella nostra società. I nostri dati possono essere captati e utilizzati a nostro danno dall'aprire una posizione presso una società di finanziaria, lo scopriamo solo dopo anni, all'utilizzare questi dati con finalità che spesso possono sconfinare nel campo criminale.